La più cordiale buonasera, archiviato con successo il match esterno sul campo dell'Albano, lo United Pomezia si ripresenta davanti al pubblico del Pala Pestalozzi per il ritorno del primo turno di Coppa Italia di categoria. Si gioca infatti la gara di ritorno tra United Pomezia e Valerano. Gli arbitri del confronto sono il signor Marco Doni della sezione di Ossia Lido e Federico Scacco della sezione di Roma 2. È partito il match indietro con lo scarico verso Coppola, prova subito a recuperare adesso l'United Pomezia con De Cicco servito da De Simoni e poi la possibilità. C'è Armenia da quelle parti, adesso c'è l'attacco, un 3 contro 1, la possibilità per dare a De Cicco, il gol subito che apre il match, la prima marcatura è di Alessandro Armenia, verso sinistra dove c'è Cenicola, dialoga con De Cicco, una fiondata, finisce sotto l'incrocio la bordata di Cenicola. Cala, bisogna accelerare, dice De Simoni. Ancora un gioco di gambe, prova la conclusione e poi Limoncello, la lotta tra numero 2, tra i due giocatori, poi la Veronica da parte di De Simoni, se ne va verso il centro, scarica per Cimini, la dà all'indietro, ancora Moncada, non colpisce e poi Cimini il palo sulla corsia di destra, si fa portare via il pallone da Cimini, scarica verso Moncada, poi si accentra per la battuta. Il ritorno di Cimini che poi riesce comunque a farlo molto bene, poi se ne va, scappa via sulla corsia di sinistra, prova ad alzare il pallone, prova Zaccaria, Andy Castro, Giardina, il tiro da parte di Massa è spaccata, Mugnaini mette fuori, i giocatori del Valerano non si fanno abbindolare, poi si avvita Cimini, è proprio quasi sulla linea di porta, addormentando la gara, Cenicola, De Cicco, poi all'indietro per Cenicola, Castro in mezzo per Petricca, Cimini prova anche ad accentrarsi, arriva la palla, dov'è? De Cicco che calcia, pallone ribattuto da Massa. Petricca ingaggia un duello con Armenia, va anche a calciare poi Petricca, preferisce non attaccare, il giocatore del Valerano che se ne va, pronto anche alla conclusione. Cimini in mezzo, c'è De Cicco, carica il tiro, la risposta di Limoncello, il tiro è in due tempi, poi in spaccata Mugnaini, sempre 2-0, Cimini con De Cicco, con il tacco la mette in rete. Zaccaria, Massa se ne va da solo, il giocatore Valerano solo l'esterno della rete, De Simoni, Cimini, il tiro da parte di Cimini era buona, Piellucci prova la conclusione, Mugnaini respinge, Moncada e poi dal pallone in mezzo verso, combina un po' un pasticcio Moncada, non in mezzo, poi ancora Zaccaria, possesso palla prolungato, poi Andy Castro che sulla traiettoria si interpone facendo prendere il pallone a Petricca, poi il tiro, adesso Mugnaini c'è, Massa, Petricca per Massa, controllato da Chierchia, De Cicco per vie centrali, poi anche lui va a seminare il panico e la mette dietro in angolino, un gol spettacolare,
De Cicco, Cenicola, scambia con De Cicco e la mette dentro. De Simoni, Cenicola in mezzo, De Simoni, e poi l'ultimo tocco però vincente è quello di Cimini. Calcio di punizione per il Vallerano che prova con massa. Giardina, Brac, la fiondata, il palo, e finisce qui a questo punto il match di ritorno tra United Pomezia e Vallerano.